Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Siamo felici di tornare nuovamente con voi. Bene, come vedete, ultimamente stiamo un pochino alternando i video. Continuiamo la serie di video, appunto, che è questa, in risposta al mondo ufologico. E dall'altro lato ci alterniamo con altri video, appunto, sul tema dell'escatologia. Siccome ci troviamo negli ultimi giorni, negli ultimi tempi, previo rapimento della Chiesa, che può veramente avvenire da un momento all'altro, è chiaro che dobbiamo, come dice la parola di Dio, informare tutti coloro, appunto, che sono in cerca sia di verità e sia coloro che hanno già abbracciato la verità, che ricordiamo la verità assoluta si trova in una persona che si chiama Gesù, egli è il Cristo, il Messia promesso. E quindi tutti coloro che già hanno abbracciato questa verità, comunque è necessario ascoltare appunto quelle che sono le profezie e le grandi verità che si trovano dentro la parola di Dio, che ci parlano degli ultimi tempi. E quindi ci stiamo alternando. Ma in questo video, appunto, vogliamo proseguire la serie che stiamo dedicando in risposta a tutti questi mondi che stanno attaccando la parola di Dio. Guarda caso, solo la parola di Dio, solo la Bibbia stanno attaccando, altri libri sanguinari che veramente possiamo dire che sono altamente sanguinari, quelli sono intoccabili, anzi li difendono. Quindi noi rispondiamo in questo video, continuiamo a rispondere all'ugnosticismo, alla massoneria, alla New Age, al mondo della scientologia, dei cosiddetti scientologi, e anche al cattolicesimo, perché diciamo che in questo video dimostreremo come il collegio cardinalizio avallato dal Papa sta dando una forte mano a questi mondi per cercare di distruggere la veridicità della parola di Dio. Siamo coscienti del fatto che non pochi cattolici ci seguono e che cadranno dalla sedia. Ma prima di giudicare, perché dobbiamo giudicare tutti, ma dobbiamo giudicare con fondamento, prima di giudicare vi invitiamo a seguirci fino alla fine. Dopodiché potrete giudicare e potrete vedere se quello che diciamo è vero o è falso. Vi mostreremo gli stessi scritti del collegio cardinalizio, avallato appunto dal collegio cardinalizio e dal papato, che appunto sostengono le pazze teorie di questi mondi appena citati, appunto l'ognosticismo, la massoneria, la New Age, Scientology, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti mondi imparentati, tra l'altro. Vige un grande sincretismo in tutti questi movimenti, il cui fondamento è niente meno che l'ognosticismo per tutti quanti. Veniamo subito a noi, vogliamo subito iniziare. Vi prego di avere un po' di pazienza, nel senso che forse ci dedicheremo un tempo un po' lungo a questo video, ma riteniamo sia estremamente importante quello che diremo in questo video. Se non vado errato, questo dovrebbe essere il numero 19. Quindi preme segnalare, come sempre, l'importanza e la necessità di visionare i video precedenti. In tal caso, ti troverai come un pesce fuori d'acqua. Abbiamo veramente dimostrato come tutte le accuse di questo mondo ufologico, che appunto ogni nazione avrà il suo birillo di turno, nel senso di ci sono tanti birilli. Quando vai a giocare a bowling ci sono tanti birilli e ogni nazione c'ha il suo birillo. Questo è un termine coniato da un caro fratello in Cristo e amico in Cristo, che Dio lo benedica. Le cose buone a me piace anche prenderle, gloria a Dio. Bene, questo mondo gnostico sta attaccando, sta facendo conferenze, agnostico, massonico, sta facendo conferenze in tutta l'Italia e ogni tanto va anche all'estero.
per sbandierare appunto il cosiddetto Dio alieno nella Bibbia, che non vuole essere una denuncia in particolare contro un personaggio, ma contro il mondo che si trova dietro a questo personaggio, che è un mondo appunto massonico. È la propria massoneria, che a sua volta sappiamo che la massoneria comunque è controllata da Babilonia la Grande, ma questa è un'altra storia. Sarà oggetto di altri video. Benissimo. E quindi sta facendo del tutto per utilizzare la menzogna condita con qualche verità o con mezze verità. Ma noi sappiamo che un po' di verità non è la verità. Ecco qui che l'ecumenismo viene completamente smontato. Dietro a questo, diciamo, mondo ufficiale ci sono poi i discepolini, i gnosticini, quelli della New Age, i piccolini che, poverini, non sanno nulla di nulla, si mettono a fare video e vogliono insegnare quello che loro stessi non comprendono e non sanno, e dicono una marea di frottole. Molti di questi non vi diranno mai che sono dei gnostici, non ve lo diranno mai. Ma se voi seguite i nostri video, saprete come individuare, come riconoscere uno gnostico. Anzi, tra un pochino, se Dio vorrà, faremo ulteriori video dedicati solo allo gnosticismo, proprio per smascherare questo mondo massonico. Ricordiamo che lo gnosticismo è il fondamento della massoneria. Questo è molto importante. Gloria a Dio. Quindi, questo mondo ufologico ufficiale, e non solo, già ne abbiamo parlato di queste cose, ma vogliamo in modo pragmatico e breve, come dire, continuare a farlo, ma veramente in modo molto pragmatico. Dice che dentro la Bibbia non c'è Dio. Perché? Perché secondo loro è un criminale questo Dio che si trova dentro la Bibbia, qualora fosse Dio, che non è Dio, questo è quello che loro dicono. Ma questa posizione è assurda, perché poi loro si danno, perché voi sapete che Satana è stupido, ecco, e quindi non gli può far dire cose intelligenti. Perché se tu dici, ascoltami bene, cerca di aprire la mente, perché voi avete la mente chiusa, aprite la mente. Noi cristiani vi vogliamo insegnare come vivere con una mente aperta. Seguite questo video. Allora, se tu dici che nella Bibbia non c'è Dio, ma poi dici io di Dio non so niente, e dici che non sai se c'è Dio, e altri dicono che c'è Dio ma non è quello della Bibbia, praticamente stai dicendo che il tuo Dio è uguale a quello della Bibbia. E questo già l'abbiamo detto, ci dispiace ripeterci per quelli che ci seguono, ma sappiamo che non tutti hanno visionato i video precedenti, quindi in modo pragmatico vogliamo ripetere questa grande verità assoluta. Se c'è un Dio, perché alcuni dicono no, c'è Dio, ma non è quello della Bibbia, è un'altra cosa, non lo sanno neanche loro, ma è un'altra cosa, ma c'è sto Dio, allora praticamente lo stai facendo uguale a quello della Bibbia, perché se un Dio c'è, è chiaro che per essere Dio devi avere gli attributi di Dio, quindi devi essere sovrano, devi essere infinito, devi essere onnipresente, devi essere eterno e devi essere onnipotente. Avendo tutti questi attributi, perché per essere Dio, ripetiamo, dobbiamo avere questi, si devono avere questi attributi, è chiaro che questo, diciamo, chiamiamolo ipotetico Dio, ha visto tutto quello che è successo nell'Antico Testamento, che avrebbe fatto questo Yahweh, e non ha fatto niente. Quindi ha avallato, perché appunto essendo Dio ha l'onnipotenza per poter agire e non l'ha fatto, e quindi è uguale. E quindi quando qualcuno di questi gnostici dice no, Dio c'è ma non è quello della Bibbia, o non so che cos'è però è un'altra cosa, lo stai facendo uguale a quello della Bibbia. E siccome c'è questo Dio, è chiaro che tu, in qualche maniera, sei Dio, lo dovresti seguire. E quindi non cambia niente. Noi vi vogliamo invitare ad aprire la mente. Noi continuiamo a farvi la domanda. Voi non potete dire che
il Dio dell'Antico Testamento, che poi è lo stesso del Nuovo, ma questa è un po' un'altra storia, sia stato cattivo o sia cattivo. Perché come fai a dire che è ingiusto quello che lui ha fatto? Qual è la tua morale? Fuori dalla Bibbia voi non potete e non sarete mai in grado di farlo sbandierare nessuna morale. Voi non potete dire né che è giusto né che è sbagliato, perché chi lo dice? Ah, lo dici tu e io dico il contrario. Lo dice il tuo cuore e il mio cuore dice il contrario. Lo dice quello che sta nell'universo, tutti questi discorsi che fate, e noi diciamo il contrario. Qual è il problema? Quindi voi non siete in grado di procacciare nessuna morale. La morale, fuori dalla Bibbia, può essere qualunque cosa. Quindi voi dite che è sbagliato quello che lui ha fatto e noi diciamo di no. Qual è il problema? Ah, ma tu sei a favore degli assassini? Dove sta scritto che non si può fare? Nel tuo cuore? Nella morale? Dove sta scritto? Fuori dalla Bibbia non c'è morale. Il fatto è che voi nella Bibbia decontestualizzate tutto, perché voi pensate che contestualizzare qualcosa sia da circoscriversi a uno o due versi. È vero, ma è una mezza verità, perché c'è anche dell'altro. Bisogna anche prendere in considerazione il discorso che si trova nel suo contesto. Mi spiego. La parola di Dio fin dall'inizio presenta tre grandi verità: paradiso, vita eterna; inferno, morte e peccato. Voi queste tre verità le avete tolte dal contesto, nel nome, perché gli ebrei dicono questo, e andate poi a pescare ad altre religioni. Quando chi si occupa di Bibbia non si dovrebbe occupare di religioni, giudaismo, evangelico, protestante, cattolico, eccetera. Si dovrebbe occupare solo di discorso biblico. Allora, come questi ufologi tirano fuori l'infelice frase che già l'abbiamo spiegata, credo, nel video precedente, noi non ci occupiamo di teologia ma di Bibbia, il che è un'assurdità, perché la teologia si occupa solo di Bibbia, ma questa è un'altra storia, l'abbiamo spiegato, credo, nel video precedente, andatevelo a visionare. Così noi non ci occupiamo né di religioni, né di giudaismo, ma di Bibbia. Nella Bibbia si inizia proprio parlando di vita eterna, di morte eterna e di peccato. Se voi togliete questo grande fondamento, potrete far dire alla parola di Dio quello che a voi vi pare. Questo è parte fondamentale, scusate il pleonastico, del fondamento. Sempre se facciamo finta di credere a quello che leggiamo. La Bibbia parla di peccato, peccato. Ci sono una serie di sacrifici di animali per il peccato e voi dite che non c'è peccato. Voi dite che non c'è vita eterna. Se voi cominciate ad ammettere queste verità, potrete capire tante di quelle morti che fino adesso non siete stati o non avete voluto capire. Potreste capire che la vita non è circoscritta a questo mondo e che spesso Dio agisce in un modo che umanamente parlando è incomprensibile, ma che spiritualmente parlando rivela tutto il suo amore, perché togliendo la vita a persone che secondo te non bisognerebbe togliergli la vita, in verità gli stanno dando la vita, perché nell'aldilà c'è un'altra vita. Ma se continuasse a vivere in questo mondo e crescere, questa poi entrerebbe nel pieno del peccato, perderebbe quell'altra vita per passare un'eternità nell'inferno. Questo contesto voi non lo volete accettare. Fate finta che non c'è e andate a pescare versi a destra e a sinistra con una incompetenza estrema. Per parlare della parola di Dio bisogna essere competenti. Per competenza non intendiamo lauree e plurilauree. Gloria a Dio per le lauree, gloria a Dio per gli studi. Non facciamo come fanno anche i nostri legalisti del nostro mondo,
qui non mi riferisco ai legalisti del web, mi riferisco ai legalisti che io ci sono cresciuto con questi qua, che mi hanno sempre dato addosso dicendo che studia la Bibbia non è spirituale. Sì, devi essere ignorante come una zappa per essere spirituale, ma che stai dicendo? Quello che uccide la spiritualità del credente non è né lo studio né l'ignoranza, è non vivere quello che tu sai o quello che tu studi. Quello uccide la spiritualità. Se tu ti studi una cosa sulla parola di Dio e poi non la vivi, uccidi la spiritualità, ma la colpa è della tua negligenza e del tuo peccato, non dello studio. Viceversa, il Signore si è usato di grandi ha innalzato grandi uomini completamente analfabeti, tipo John Bunyan, per fare opere incredibili. E Dio si usa di tutti. Non è questo. Una cosa è certa: per insegnare la Bibbia, predicare, la puoi predicare già dal primo giorno, dire Gesù mi ha salvato, e può anche nascere una chiesa. Il mio pastore, quando è stato toccato dallo Spirito Santo nel dopoguerra, non sapeva niente della Bibbia. È andato qui a Genazzano, vicino Roma, è successo un disastro, è sceso tutto il popolo, il prete, i carabinieri, c'è tutta una storia dell'incredibile. Non sapeva niente del Vangelo, lui ha detto solo, ero un peccatore e Gesù mi ha salvato. È nata la prima chiesa di Genazzano nel dopoguerra, l'ha fondata mio nonno, Ezio Evangelisti. Pastore anche, adesso si trova alla presenza del Signore, per dire, non sapeva niente. Quindi Dio si usa di tutti, ma per predicare, ma per insegnare verità bibliche bisogna conoscere la parola di Dio, altrimenti di che parli? Tutto questo per dire che queste persone, facenti parte di questi mondi, gnosticismo, massoneria, ufologia, New Age, Scientology, eccetera, si vogliono mettere a fare degli insegnamenti senza alcuna conoscenza, prendendo versi a destra e a sinistra, pensando che siccome si sono parati quattro versi, possono insegnare e dire una marea di sciocchezze, perché hanno completamente tolto il discorso della vita eterna, dell'inferno e del peccato. E per giustificare questo andate dagli ebrei. No, amico mio, io non vado dagli ebrei, io vado nella Bibbia. E poi gli ebrei chi? Il 90% degli ebrei sono atei, o comunque non perseguono nulla di religioni. Da chi devo andare? Dagli ortodossi? Dagli ultraortodossi? Dai riformisti? Dai caraiti? Dai conservatori? E perché non andiamo dagli ebrei messianici? Ah, quelli no! Andiamo dagli ebrei messianici e sentiamo quello che loro ci devono dire. Questo mondo gnostico, massonico, faraonico, malinconico, alcolico, che poi uno ovviamente gioca, no, noi siamo un po' romani, un po' tanto romani, da buoni romani, ci piace di cesce proprio la battuta, il più forte di noi, e poi appunto li chiamiamo così, ma per giocare, per scherzo, non per offendere, no. Non ci piace offendere, non ci piace essere offesi. Beh, ma la battuta ci sta, dai. A Roma la battuta è la virgola. Benissimo. Queste religioni dicono, questi movimenti dicono, la verità non esiste. La verità non ce l'ha nessuno. Allora, dire la verità non esiste è una verità. Che la verità non esiste. È un po' come l'agnosticismo. Sapete che cosa dice l'agnosticismo? Già l'abbiamo detto. L'agnosticismo dice: Dio non esiste, e se esiste non si può conoscere. Allora, Dio non esiste è una verità, qualora fosse. E se esiste non si può conoscere, cioè che Dio non si può conoscere è una conoscenza che appunto non si può conoscere, è tutto un controsenso. Dire la verità non esiste è una verità, cioè che la verità non esiste. Ecco perché noi vi vogliamo invitare ad aprire la mente, perché avete la mente chiusa.
poi dicono: la verità sta in tutte le religioni. Scusa, ma non avevate detto che la verità non esisteva? E mo mi dite che sta in tutte le religioni? Insomma, sta verità c'è o non c'è? Se sta un po' qui, un po' lì, un po' là, significa che c'è, ma la devi andare a prendere e organizzare. Quindi c'è sta verità. Aprite la mente. Se voi non piegate, il fatto è che voi avete fatto un patto satanico. Questo è il punto. Non magari consapevolmente, ma la maggior parte di voi inconsapevolmente avete fatto un patto satanico dentro di voi. Avete preso questa decisione imperterrita di seguire il vostro cammino. Quello è un patto satanico inconsapevole. Poi c'è pure quello consapevole, ma questa è un'altra storia. Dire la verità è in tutte le religioni, e qui entriamo proprio nel vivo della denuncia, significa abbracciare lo gnosticismo. Lo gnosticismo è una religione che ha come fondamento puro sincretismo. È una religione sincretista. Ecco come si fa a riconoscere un gnostico. Bene, le religioni dite che sono una piaga. Beh, questo è vero. Le religioni hanno fatto molto danno. Guardate la religione cattolica, quanti milioni di persone ha ucciso nel nome di Gesù. Ma che c'entra Gesù? Se Gesù dice non uccidere, non commettere assassinati. Ma non entriamo qui poi, perché nell'Antico Testamento c'era la pena capitale. Questo è in parte, già le abbiamo spiegato, cominciando dallo Shabbat. Abbiamo parlato perché chi infrangeva lo Shabbat, il sabato, veniva ucciso. L'abbiamo spiegato. Andatevi a vedere il video. Quante morti oggi ci sono e quante catastrofi oggi succedono per colpa di questo. Cioè che l'uomo pensa solo a lavorare, al denaro, a esploitare i bambini, esploitare le donne con la prostituzione, eccetera, eccetera, eccetera. Lavoro, 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 soldi, 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 assenza di Dio, eccetera, eccetera, eccetera. Nei 10 comandamenti, nell'originale, quando si legge non uccidere, intende non commettere assassinato. Quindi non ci sono contraddizioni. Quindi, la verità, le religioni sono una piaga. Ma noi trattiamo Bibbia, quindi non ci venite con le religioni, perché le religioni, anche quella nostra, è una piaga, perché i peggio cristiani sono quei evangelici, pentecostali o non pentecostali, che invece di essere convertiti a Cristo, si sono convertiti al proprio presidente, alla propria organizzazione o al proprio pastore. E questi sono i peggio. Meglio avere a che fare con un non evangelico, con uno cattolico, lo preferisco mille volte, ci posso parlare, è una persona intelligente, che parla con una capra evangelico che è convertito al proprio presidente. Non ci si può parlare. Mi trovo, materialmente parlando, mi trovo meglio parlare con un altro che parlare con uno dei miei, tra virgolette, fratelli. Non dobbiamo essere convertiti alle religioni, dobbiamo convertirci a Cristo e alla sua parola. La verità assoluta è la Bibbia. Il mondo religioso ha ucciso una infinità di persone, vero? E questo è da condannare. Ora però il mondo ateo ha ucciso 7 volte di più quello che hanno ucciso le religioni. Quindi con questo non stiamo giustificando le religioni, abbiamo già detto che le condanniamo, non possiamo stare tutta la vita a parlare adesso di questo, andiamo oltre. Tra il mondo ateo e il mondo religioso, stranamente, il mondo ateo è peggiore. La piaga dell'umanità più grande è l'ateismo. Studiate la storia dell'ateismo e non solo.
Loro dicono, questi ufologi, questi gnostici, noi non inculchiamo niente a nessuno. Allora, prima dite che non c'è verità, e questa è una verità. Poi dite, noi non inculchiamo niente a nessuno. E poi dite, fatti la tua verità. Ma scusa, ma non avevi detto di non voler inculcare niente a nessuno? Fatti la tua verità significa inculcare qualcosa a qualcuno, cioè che si deve fare la propria verità. Uno che non vuole inculcare niente a nessuno non si mette a fare video. Aprite la mente. Noi vi stiamo cercando di aiutare. Tu non puoi dire io non voglio inculcare niente a nessuno e poi subito dopo dire fatti la tua verità. Non puoi dirlo. Ma sono sicuro che Satana non vi farà mai capire quello che vi stiamo dicendo. Mai. Io penso che tutti questi 19 video, questo è il 19esimo, se uno solo, giungesse alla verità con questi 19 video, non so manco se ci crederei. Farei come quella fanciullina che quando Pietro fu scarcerato, che bussava alla porta, sentì parlare Pietro e manco gli aprì la porta, andò a dagli altri che stavano pregando per Pietro, che appunto il Signore lo liberasse, e gli disse guardate che Pietro è stato liberato, come dire il Signore ha ascoltato le vostre preghiere, quelli non gli hanno creduto. Farei un po' così se venissi a sapere una cosa del genere, cioè che se uno di tutti questi gnostici, uno solo che hanno visionato i nostri video, che so qualche migliaio, non so tanti di visualizzazioni, su ne abbiamo fatte poche, però forse anche per uno solo va bene. E poi servirà per testimonianza un domani, quando ci sarà il giudizio del grande trono bianco, ma questa è un'altra storia. E anche per la Chiesa servono queste cose, per rafforzare la fede della Chiesa con la verità dell'Evangelo di Gesù Cristo. Non lo so, io personalmente come primo impatto non ci crederei, per dire. Tanto so che siete soggiogati, quindi non volete inculcare la verità a nessuno e poi dite fatti la tua verità. Vabbè. Poi dite, continuate, non vogliamo inculcare niente a nessuno. E poi dite non seguire nessuna religione. Ma come, non avevi detto, non avevate detto che siete un gruppo di gnostici, agnostici, ufologi incredibili, anche se lo negate? Questi birilli, tutta sta gente, organizzazioni, massoneria dietro che prende le sale, che paga. C'è un'organizzazione dietro a livello mondiale, noi lo abbiamo spiegato, che sta spendendo decine e decine e decine, centinaia e centinaia e centinaia di milioni di dollari, altro che la fame nel mondo. Poi vedremo sta fame nel mondo. Quindi non seguire nessuna imposizione è una verità, è una imposizione. Non seguire nessuna religione è una imposizione, anche se la vuoi mascherare, che di no, io ti consiglio, tu, uno che dice noi non facciamo imposizioni, e poi dite io vi consiglio di non seguire nessuna religione, è una imposizione. E poi non seguire nessuna religione, ascoltami bene amico o amica, se una persona ti dice non seguire nessuna religione, ti sta dicendo segui me. Sai perché? Perché lui ti sta dicendo di fare qualcosa, cioè di non seguire nessuna religione, e quindi si aspetta che tu ottemperi a quello che lui ti sta dicendo, impartendo o consigliando, come te la voglia mettere, e quindi se tu lo ascolti hai seguito lui. Aprite la mente. Ecco perché dovete seguire Cristo, la sua parola, la verità assoluta. Cristo è la via, la vita e la verità, è l'unica fonte per andare a quel posto che si chiama terzo cielo, paradiso, vita eterna che voi avete tolto dalla scrittura. E per non andare in quell'altro posto che si chiama inferno, pene eterne, lago di fuoco che voi avete tolto dalla scrittura. Per non essere uccisi dal peccato che porta in quel luogo maledetto che voi avete tolto dal contesto biblico.
non avete argomentazioni, non ce ne avete. Poi dite, dopo sempre aver detto noi non vogliamo inculcare nulla a nessuno, segui il tuo cuore. Ma come? Non avevate detto che non volevate inculcare niente a nessuno, e poi perché devo seguire il mio cuore se la verità non ce l'ha nessuno? Se la verità non ce l'ha nessuno, amico mio, non ce l'ha neanche il mio cuore. Allora sta verità c'è o non c'è? Ma io dico, ma volete aprire questa mente? Aprite la mente. Poi dite, no, siccome io sto facendo così, e certo, siccome tu stai facendo così, tutti quanti dobbiamo fare così. Siccome tu stai facendo delle esperienze, allora tu, ecco qui l'ognosticismo, che ognuno fa le sue esperienze, sono esperienze diverse le une dalle altre, il tutto si fonda appunto, oltre se che su una certa verità scritta, l'altra parte si fonda sulle proprie esperienze, sono esperienze diverse. No, non ci sto. Non ci sto. Noi cristiani, al di là che facciamo anche noi le nostre esperienze, ma non sono il fondamento. Lascia stare i cristiani che non sono maturi nella fede e dicono cose inesatte, è giusto. Ci sono cristiani che non sono maturi nella fede, pure se hanno i capelli bianchi, hanno 20 anni, non dico di panca, ma di fede, ma che non hanno maturato. Il nostro fondamento non sono sogni, anche se la Bibbia parla di sogni, non sono visioni, anche se la Bibbia parla di visioni, non sono esperienze, anche se la Bibbia ce le fa fare, è quello che è scritto, è quello che è scritto. Altrimenti, se fosse così, se 2000 persone fanno esperienze tutte diverse le une dalle altre, come si fa a dire quale esperienza è giusta e quale è sbagliata? Ci deve essere un fondamento. Ecco perché il Signore ha scritto un libro e poi lo ha suggellato con la vita del suo figliuolo, ma questo lo avete tolto dal contesto biblico, perché voi dite il Nuovo Testamento non c'entra niente con l'Antico. Certo, non vi conviene, avete tolto tutto. Tutte queste imposizioni, che voi dite che non fate imposizioni, e tutte queste verità, che voi dite che non c'è verità, ma presentate tutte queste cose come vere, sono prettamente gnostiche. E per fortuna che dite noi non inculchiamo niente a nessuno, figuriamoci se lo faceste. Ma... E per fortuna... Vabbè. Nessuno può dire dove sta la verità, ma è una verità. Nessuno può dire dove sta la verità. Vabbè, comunque, poi dite che noi ci scanniamo, che siamo tutti quanti divisi. È lo stesso giochetto dei cattolici, no? Che per dimostrare la loro veridicità puntano su tante cose. Una su tutte, diciamo, sulla loro unione, ma la loro unione è stata creata con la spada, col fuoco, e quindi non è unione, è imposizione, mentre la nostra disunione è libertà di pensiero. E ci è costata cara, perché siamo stati uccisi. Mio nonno è stato in galera, mio nonno, Ezio Evangelisti, è stato in galera per predicare l'Evangelo di Gesù Cristo, perché era in vigore la legge Buffarini-Guidi. Capito? Capito? Quindi, il fatto che noi siamo divisi non annulla poi quello che dice la Bibbia. Anche voi siete tutti divisi. In famiglia siete tutti quanti divisi. Anche le famiglie completamente atee. Lo zio contro il cugino contro lo zio, e il nonno contro a... Per dire, no? Mo ve la dico alla romana. Quale mondo non è diviso? Queste cose le abbiamo già detto. Allora, di che parliamo? Volevo dire una cosa, ma mo non mi viene. Vabbè, fa niente. Quindi noi siamo divisi, voi invece fate del tutto per dividerci ancora di più e per distruggerci.
Bene, poi dicono, allora, voi dite che l'anima esiste? Così ho sentito nei vostri video, l'anima esiste, ok? Io posso dire che l'anima esiste, noi diciamo che l'anima esiste, non solo, anche lo spirito. Ma voi come fate a dire che l'anima esiste? Se voi non ascoltate la Bibbia. Ah già, perché voi dite la verità sta un po' dappertutto, giusto? Quindi voi dite che nella Bibbia non c'è la verità, però qualcosina di verità c'è, quindi andate a prendere queste. Perché prendete questa e quest'altra no? Per prendere questa verità unica nella Bibbia, perché l'altra cosa non è verità? Qual è la verità che stabilisce che quella è la verità? Come si fa a dire che quella è la verità, quel pezzetto nella Bibbia è verità, perché voi dite la verità sta in tutte, un po' di verità sta in tutte le religioni? Come fate a dire che quella parte è vera e l'altra no? Come fate a dire che quella parte è verità se poco prima avevate detto che non c'è verità? Noi più vi conosciamo, io non lo so, ma ve l'abbiamo già detto, io penso che se continuate così va a finire che Satana non ci sta più a capire niente con voi, sta sull'orlo del suicidio, vedete, sta lì sulla nuvoletta che lo stanno a reggere, che se lo butta giù di sotto, oddio mi suicido, pensate se uno di questi mi viene qua nell'inferno che me umbina, mi mette tutti sotto sopra, mi fa la rivoluzione, Sancho Panza a vittoria, Pancho Villa. Scusate la battuta, ma quando ce vo, perché voi siete una barzelletta. Voi siete da teatro, ma non voi come persone. Quello che dite, ma beh, stiamo dicendo, cioè queste sono parole, cari fratelli, in ascolto, che se voi andate nel web e sentite questi ufologi che girano l'Italia, questi ufologini, questi gnosticini, i grandi maestri, i piccolini, dicono queste cose. Insegnano questo. È una barzelletta. Quindi c'è anima. E come puoi dimostrarlo fuori dalla Bibbia? Non si può dimostrare. Tu dici che c'è anima, io dico di no. Tu dici, ah, l'ho vista, e c'hai, te sei mangiato mezzo chilo di carbonara e t'ha dato al cervello. Come la mettiamo? Ma poi dicono, la tua anima in questo piano esistenziale è inattiva, quindi la devi attivare. Allora questa è una verità, che l'anima mia è inattiva e la devo attivare, è una verità. Allora c'è la verità. Poi dice, se tu non esci dalle religioni, la tua anima rimane inattiva, alta verità. Poi dovrà fare il suo percorso, incarnazioni, sincretismo, gnosticismo, che va a pescare da altre religioni, tra cui l'induismo, che parla della reincarnazione già 3000 avanti Cristo. Insomma, sta verità, ci sta o non ci sta? E poi come puoi dimostrare che l'anima è inattiva? Tu dici che l'anima è inattiva, io dico di no. Chi c'ha ragione? No, perché lui dice, perché è scritto, perché io dico di no. Lo gnosticismo è il male dell'umanità. Anche se voi negate, alcuni di voi, di essere gnostici, i vostri frutti vi palesano, insomma, quello che voi siete. Noi vi riconosciamo non attraverso solo quello che dite, ma attraverso i vostri frutti. Se voi dite di non essere un qualcosa, ma poi operate in modo tale che confermate invece che lo siete, mi dispiace, cari amici. Ci vuole il risveglio, è una verità. Cioè che non sei sveglio, che stai dormendo. Le donne nella Bibbia! Ah, le donne nella Bibbia. Mo' adesso non ci mettiamo nelle donne nella Bibbia. Ma basta entrare
basta uscire fuori di casa. No, no, siccome voi dimostrate che forse avete la seconda elementare, e scusate per quelli che hanno la seconda elementare, ma qui si tratta oltre che di studi e di conoscenza anche di intelligenza, perché uno può essere pure l'uomo più ignorante del mondo ma essere intelligente, oppure essere laureato, e io nel mio lavoro, che so quasi tutti laureati, ho visto non poca gente laureata capra. Quindi non l'intelligenza è una cosa, la conoscenza è un'altra. Se tu fossi un po' intelligente, basta che tu esci fuori di casa e vedi come vive la donna nella nostra società. E se tu avessi fatto almeno la quinta elementare, forse sapresti che la nostra società occidentale, anche se è, diciamo, areligiosa, tra virgolette, ha fondato tutta la sua concretizzazione sulla Bibbia. E l'uguaglianza e la parità dei sessi, la nostra società l'ha presa dalla Bibbia. Laddove non c'è la Bibbia, altre società che reggono la propria società fuori dalla Bibbia, tipo il Corano, andate a vedere come vivono le donne. Voi dite no, perché nella Bibbia è andata a prendere il versetto, quello non è il contesto, il versetto fuori dal contesto non è altro che un mero pretesto. Se voi entrate nelle nostre chiese evangeliche, voi vedrete che le donne non le trovate appese al muro con tre uomini dietro che la frustano. Forse è il contrario, per di questa è una battuta, concedetecela. Non mi pare che siano così le donne. Venite nelle nostre chiese a vedere come stanno le donne. Non mi pare che siano così. No, perché è scritto che la donna non deve insegnare. Ecco il solito versetto. Quando è scritto che c'erano le figlie di non so chi che profetizzavano, profetizzare, se io ce l'ho lì, ti prendo il vocabolario della lingua greca e non solo, profetizzare come secondo insegnamento c'ha rivelare cose che devono avvenire, ma come primo insegnamento c'ha insegnare verità, parlare e non solo, eccetera, eccetera, eccetera. Il fatto che ci sono compiti diversi non significa annichilire la figura della donna, ma anche in famiglia. Se l'uomo si mette a fare i compiti della mamma, fa un disastro. Infatti la mamma viene e gli dice al marito: vattene, perché stai a fare un macello, vattene. Giusto? Perché ha dei compiti che solo lei sa fare, in linea di massima. Poi capita pure che a volte la donna non sa fare il suo lavoro, o l'uomo non sa fare il suo lavoro, e quindi ce l'avete sempre con questa donna. Ma mai che prendete il Corano e ce l'abbiamo là e condannate il Corano perché in Afghanistan portano le donne nel portabagagli. Questo non lo fate. Come mai? Ve lo diciamo noi, perché siete dei codardi, ve lo continuiamo a dire. Mai. Giustamente volete difendere i bambini, no? Che sono morti nella Bibbia 3000 anni fa, ma mai che dite una sola parola di solidarietà con il Corano in mano, denunciando i bambini che nel Medio Oriente vengono addestrati a 7-8 anni con i mitra, con i fucili, e gli vengono messe le bombe dentro le tasche per farli scoppiare, perché poi l'organizzazione islamica gli dà i soldi alle famiglie, il vitalizio a vita. Queste cose non le fate. Ah, non si può parlare di tutto. Sì, va la racconta a qualcun altro. Noi non portiamo l'anello al naso. Siete degli ipocriti, siete dei vigliacchi. Non vi regge la pompa con nome e cognome e dire: questo è il Corano, noi lo condanniamo. Non si possono uccidere i bambini nel nome di una religione, con bombe come cintura, eccetera, eccetera, eccetera. Questo non vi fa ribollire il sangue. A voi il sangue ve lo fa ribollire solamente quando di mezzo c'è la Bibbia e il Cristo vero. Non avete argomenti.
Non avete argomenti, potete dire solo sciocchezze, menzogne, eccetera, eccetera, eccetera. Le chiese sono colpevoli, le religioni sono colpevoli della fame nel mondo. Al di là del fatto che le religioni hanno la loro colpevolezza e noi lo condanniamo questo, cominciando dalla Chiesa Cattolica, ma non solo, anche tutte quelle organizzazioni evangeliche, che invece di fare del bene con le proprie organizzazioni, tipo adozioni a distanza, e non fanno arrivare i soldi, e se li mettono in tasca, noi queste cose le denunciamo e le condanniamo e diciamo l'inferno ti aspetta. Detto questo, è condannato, andiamo oltre perché non possiamo stare tutto il video a condannare questa situazione. Voi dite, la fame nel mondo, la distruzione dei bambini, la povertà dipende dalle religioni. Mi sa che, ripeto, qui è proprio ignoranza, oltre che intelligenza e oggettività. Hai mai sentito parlare del signoraggio bancario? Della sovranità monetaria? Del TTIP? Della massoneria? Del gruppo Bilderberg? Della trilaterale, del trattato di Maastricht, del trattato di Lisbona, delle OMC, del FMI, del IFRI, la cosa francese, del CFR, del disegno atomico nucleare, della conquista dello spazio. Hai mai sentito parlare di Giacinta Auriti? Le conosci queste cose? Tu dici che la fame del mondo dipende dalle, dite voi, dalle religioni, voi gnostici, voi ufologi, voi agnostici, eccetera, eccetera, eccetera. Ma queste cose le avete mai sentite nominare? Il trattato di Nizza, sapete che cos'è? Il trattato di Amsterdam? Conoscete i trattati dell'Unione Europea? Conoscete i trattati mondiali? Conoscete tutti i trattati transatlantici che vogliono fare e che in parte hanno fatto? Conoscete l'OGM? Conoscete la Monsanto? Tutte queste cose che abbiamo nominato sono massoniche. Sono sotto la massoneria e poi dicono la massoneria è come di un altro po' dicono il sale della terra. No, il sale della terra dice la Bibbia che è la Chiesa, quella vera, non le religioni. Le religioni sono l'oppio della terra, la Chiesa vera è il sale della terra che non deve diventare insipido. E poi dite non dovete andare in chiesa, non dovete andare nelle chiese. Non dovete aiutare le chiese, quelle vere, lasciamo stare quelle false. Tutte queste sono imposizioni e per fortuna che voi non dovete imporre nulla. E poi queste a casa mia sono verità. Ma, comunque, tutto questo è semplicemente per dare inizio a questo video, per vedere... per vedere con chi abbiamo a che fare, a chi stiamo rispondendo, perché adesso cominceremo, no, iniziamo subito ed entriamo nell'oggetto del presente video. Allora, perché questo video? Questo video nasce per rispondere dottrinalmente, fantastico, qui entriamo nel, diciamo, nel campo dottrinale, a una grande aberrazione che questo mondo ufologico, con il suo birillo di turno, qui in Italia, ma è già storia vecchia, sono un paio di secoli che gira sta sciocchezza, avallata anche dal mondo cattolico, e che noi andremo, con l'aiuto del Signore e per la sua grazia, a distruggere. E per entrare lo faremo, come dire, descrivendo sempre questi mondi, come presentano
la loro posizione. E quindi loro dicono, vediamo, vi vogliamo dire una cosa, e cominciano a tirare fuori il mondo cattolico, no? Perché quando gli pare lo usano a loro convenienza, come pretesto, o si inventano una storia dell'incredibile e cominciano a dire, noi vi vogliamo dire una cosa, voi cattolici siete stati ingannati, e tutti noi non siamo cattolici, ma insomma ci incuriosiamo, Dio, l'hanno ingannati. Il collegio cardinalizio, il prelato, il papato ha ingannato i suoi fedeli. Oddio, che è successo? Ci siamo incuriositi. Sì, vi hanno ingannati, vi hanno occultato, vi hanno insabbiato il sapere, vi hanno annebbiato, vi hanno velato, vi hanno appannato la vista, non avete più occhi per guardare, vi hanno ottenebrato la mente, anzi vi nascondono risolutamente, grettamente tutta la verità. E quindi voi vi dovete svegliare, ma adesso noi vi diremo tutta la verità. E tutti quanti che si stavano, tutti quanti ci si reggeva alla sedia, ci si reggeva gli uni gli altri, e ci si confortava gli uni gli altri davanti queste grandi rivelazioni per poter capire cosa mai il prelato, il collegio cardinalizio, il papato, tutti quanti questi hanno fatto questo mega complotto nei confronti dei propri fedeli, dell'umanità, di tutto il mondo, per celare chissà quale verità, che improvvisamente uno qualsiasi sul web, che non sa né parlare né sa se zitto, a un certo punto non si sa con quale competenza stava per rivelare. Tutti noi, ahimè, tutti che si chiamava, che si telefonava, chi chiamava il proprio parente all'estero, guarda, connettiti qui perché c'è uno che sta per fare la mega rivelazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quando era giunto il momento perché costoro finalmente rivelassero a tutto il mondo cattolico e a tutto il mondo questa grande verità, nel farlo essi dicono, vi presenteremo la documentazione che riporta quanto vi stiamo per rivelare. Tutti quanti forse ci siamo detti, forse sono andati al deep web a cercare questa grande verità, chissà quale canale hanno mai dovuto investire per giungervi. Alla fine presentano il documento che nasconderebbe questa grande verità a tutto il mondo cattolico. Ebbene, cari amici, ce l'abbiamo anche noi questo documento segretissimo, dove si trova la più grande verità del secolo che questi mondi ci hanno voluto rivelare. Ecco a voi il documento.